Prendiamo atto anche oggi che il sindaco e la sua giunta arrivano ad imporre in consiglio comunale atti blindati, con una prepotenza che oggi è più grave che mai, perché la determinazione delle aliquote IMU è di specifica e esclusiva competenza del consiglio comunale e che da mesi per di più in consiglio comunale sono giacenti 8 atti di indirizzo dell'opposizione di centrodestra relativi all'IMU e che sono finalizzati a alleggerire il carico sui cittadini e calmierare in maniera proporzionale tale carico, in modo che i più bisognosi paghino di meno e chi ha qualcosa di più paghi in proporzione a quello che ha. È insolito che proprio la sinistra, che da sempre si vanta di aiutare le categorie più deboli, si trovi oggi a non volere ascoltare le nostre proposte per limare una tassa così piena di spigoli destinati a fare molto male al portafoglio dei cittadini. Per di più, oggi veniamo a sapere dall'assessore Viale che il costo reale dell'operazione di abbassamento che noi chiedevamo per portare l'aliquota allo 0,2 e dallo 0,4 non viene a costare i 5 milioni e 4 che sembrava in precedenza, ma al massimo 3 milioni e mezzo. 3 milioni e mezzo che si potevano reperire sulle spese correnti e in altre voci di bilancio, tagliando invece che continuando a abbattere la mannaia del fisco sui contribuenti. Oggi non solo Filippeschi e la maggioranza che lo sostiene non hanno avuto il coraggio di venire incontro ai pisani, ma neanche di dire no con un pronunciamento politico chiaro a chi ai pisani ha tentato di andare incontro. Siamo arrivati al paradosso di veder votati contro degli atti che sono ridondanti anche rispetto ai regolamenti, degli atti che chiedono che l'IMU sia una tantum, si paghi solo quest'anno, degli atti contrari a delle odiose tasse di scopo, una pregiudiziale tutta ideologica, incomprensibile e che noi crediamo arriverà a poi chiedere il conto a chi amministra in maniera così cieca e ingiusta questa città.